Bentornati, incredibili, su Palworld, pazzesco, assurdo, allucinante. Partiamo subito con la chicca del video, ragazzi, ve lo faccio vedere. Voilà! Ma quanto è bello questo mount volante, incredibile, ragazzi. Allora, io ve lo dico sinceramente, vi avevo promesso che avrei farmato i materiali per farla e letteralmente ho sbloccato un teleport che sta vicino alla montagna. Vi faccio vedere questo qui. Eccolo, questo qua giù. Ho preso il ponticino e l'ho sbloccata. Ci ho messo poco a farla perché non servivano materiali assurdi. L'unico problema di questa mount, ragazzi, che mi ha un po' deluso, è che io mi aspettavo fosse, sai, no, un pochino più veloce di artiglio. Secondo voi è più veloce di artiglio? Cioè, secondo me è poco più veloce di artiglio. E l'altra cosa che ci sono rimasto male di questo affare è che i suoi attacchi sono molto, capito, insipidi. Cioè, non ha attacchi susso come artiglio, come la sfera d'oblio d'ombra assurdo. Cioè, il tornado di fiamme, soffio di fuoco e freccia di fuoco. Cioè, proprio molto standard, capito? Proprio il classico pennuto di fuoco draconico sus. Per carità, è molto bello di design, piace molto. Poi dovrebbe menare come un fabbro. Però, prima di demoralizzarci ancora di più, diamogli una speranza, Porello. Allora, come possiamo rinominarlo? È un maschietto, io lo chiamerei Delusione, no, scherzo. Lo chiamerei Red. Ragazzi, come vedete, nomi sempre originali su questo canale. A parte questo, ho fatto un po' di sferette dorate, ne ho ben 78, ne ho fatte circa 30. Ho fatto un po' di proiettilini sus, qui la base, ragazzi, è sempre uguale. Ero curioso di capire una cosa: cosa servirebbe per portare la base su di livello, che è da un po' che non lo vedo. Edifica enorme letto per pal per due, io non so neanche se ce l'ho. Io quello che altro non ho capito se c'è, come dire, una necessità di portare la base su di livello, cioè sblocco robe, non lo so, un po' sus, ragazzi. Comunque, io direi di sbloccare queste due uova, tante volte. Uovo elettrizzante gigante, ragazzi. 3, 2, 1, forti emozioni. Un altro Rayhound, ragazzi, mi perseguitano questi lupi, mamma mia, sono tre episodi che li trovo. Uovo oscuro. Un cognito, vabbè. Diciamo che, ragazzi, sulle uova scarseggia la mia fortuna. Comunque, mettiamo a schiudere altre due ovette, ce n'ho qualcuna rara, mettiamocene queste due. E per il resto, ragazzi, non ho fatto altre costruzioni incredibili. Ho fatto un po' di polimero che mi potrà tornare utile per le armi. Per il prossimo episodio farmerò un po' di carbone e cercherò di costruire queste due armi, la doppietta e il fucile a colpo singolo, ovviamente con i proiettili, perché sono armi che vorrei provare. Perché nel prossimo episodio, sempre se riesco a fare le armi, visto che adesso abbiamo l'armatura sus, l'elmo sus, delle armi sus interessanti, i nostri pal sono intorno al 40 e oltre, io vorrei riprovare a fare la terza torre. Ci romperà il culo sicuramente, però sai che ti dico, ci potremmo riprovare, incredibile. Per il resto niente, ragazzi, oggi ci buttiamo nelle montagne sus. Volevo esplorare questa parte delle montagne sus, ragazzi, e si parte. Abbiamo pure un pal di fuoco pazzesco assurdo, quindi 3, 2, 1, ragazzi, montagne sus. Vai! Allora, vi faccio vedere, ho messo in squadra. Abbiamo sempre Gelina al 40, Potenza al 38, Velena al 38. Mi sono messo Lovander. Ha degli attacchi interessanti, quindi mi piacerebbe testarlo in combattimento. Poi è tipo normale, quindi non male. E tra l'altro ha resistenza infinita, quindi ha un po' più di tankaggine, diciamo. E dobbiamo dargli un nome sus, lo chiameremo Lucertolo. Abbiamo pure il nostro Lucertolo. E poi abbiamo Red. Non so se dopo la terza devi fare questa qua giù o questa qui. Non lo so, forse prima quell'altra, perché qui i pal sono ancora più alti di livello. Ho delle bacche, perché sto morendo di fame. Comunque, ragazzi, sono arrivato veramente all'endgame del gioco solo con le bacche. Bacche cotte, tra l'altro, quindi GG per me. Prima volta che entriamo in un'area così innevata, ragazzi, a parte quando abbiamo affrontato la seconda torre, che ce n'era poca poca laggiù. Allora, ragazzi, secondo me quest'area delle montagne è, a livello di cattiveria, identica al vulcano. Cioè, se guardate il vulcano, questa è la versione di neve del vulcano. Quindi, ragazzi, qui i pal saranno di una cattiveria che voi non avete idea. Vediamo un po' di catturare qualche cosa, vediamo un po'. Uno di voi mi ha detto che Anubis lo dovrei catturare perché è tipo uno dei pal più forti della vita. Effettivamente mi piacerebbe catturare Anubis, ragazzi. Peccato che è a livello 47 e io sono a livello 40, ragazzi. Se non salgo di livello è inutile che catturo pal così overlivellati. Già Red era al 42, me l'ha messo al 40, ragazzi. Su questo Palworld è molto severo, eh. Non premia, diciamo, il fatto di catturare pal avanzati se tu sei basso di livello, ragazzi. Questo forse è un po' una pecca, però allo stesso tempo ci può stare, dai, pure in fondo, pure nei Pokémon c'era sta regola. Non mi ricordo se era così severa, però, eh. Perché mi ricordo che quando giocavo ai Pokémon capitava che con gli scambi avevo palle anche leggendari che erano molto sopra le mie possibilità da allenatore di Pokémon di bassa lega. E infatti mi disubbedivano, però li potevo usare, capito? E mi rimanevano a quel livello. Tipo, Groudon al 70, anche se uccidevo un tizio al 20,
era al 70, poi magari non mi obbediva, però era al 70, capito ragazzi? Qui invece te li nerfa proprio al tuo livello, quindi sus. Può essere che è più veloce di artiglio, è che si muove così slow, come una farfalla, no? Che non capisco. C'è una desolazione in questo posto che, in confronto, il vulcano è pieno di gioia e vita, ragazzi. Non c'è un pallo, non c'è niente qui, a parte queste sferette verdi che un giorno mi toccherà prendere, non ci posso pensare, ragazzi. Sì, laggiù c'è un'altra isola Sus, siamo proprio in cima al mondo, ragazzi, eh. Cioè, molto più alta questa vetta del vulcano Sus, ragazzi, eh. Guarda che bella la mappa di gioco di Palworld vista dall'alto, molto carina. Non me lo fa prendere. Super uovo gelido, ragazzi, la nostra fortuna con le uova continua, almeno a trovarle. Poi dentro non ci troviamo niente. Mazza, una sfera intera e tre sfere giga, ragazzi. Siamo veramente in un posto potente. Tra l'altro c'è una sferetta verde in cima. Ah, carino. Io non c'entro neanche in questa torre, ragazzi. Come quell'altra, ci lasciamo il mistero Sus per quando saremo forti e ci andremo. Sono un po' deluso da Red. Me l'aspettavo un po' più veloce, però evidentemente forse è una mount che puoi prendere parecchio prima. Io l'ho trovata parecchio dopo e quindi per me mi dava l'idea che, sai no, doveva essere velocissima, però. Ah, l'Yggdrasil credo sia una di quelle aree che arriverà in futuro su Palworld. Secondo me quella è Sakurajima. Quella laggiù. Sì, infatti non mi segna niente. Secondo me quella è Sakurajima. Infatti era vicino all'isola misteriosa, quindi... Ciao vulcano, però quanto è bello il vulcano Sus. Ragazzi, mi dispiace non farvi vedere niente, non sto trovando niente, ragazzi. Sapete che vuol dire niente? Non c'è neanche un palmo, ma poi, scusa, ma è possibile che non c'è niente? Ah, eccone, King Paka Christ al 46. Oh, gioia mia. Non lo so, cioè, 46 è altino, il bimbo, eh. Io sono curioso di eliminare questi pal così alti di livello per capire se, sai no, non li puoi catturare perché intanto te li nerfano al tuo livello, ma almeno... Guadagni un sacco di punti di esperienza, ragazzi. Questa è una curiosità che vorrei provare a fare. Allora, questo è un King Paka Christ, quindi un King Paka di ghiaccio al 46. Noi siamo con Red al 40, però full attacchi di fuoco. Secondo voi, abbiamo speranze per eliminarlo e prendere qualche punto di esperienza incredibile? Lo scopriremo tra poco. Intanto sblocchiamo un altro teleport, che male non fa. Comunque andando avanti, i teleport ne mettono sempre di meno, eh. Ci sta, eh. Cioè, nella zona centrale ce ne saranno 50. Nel vulcano e nella montagna, 2. Allora, dov'è questo King Paka Sus? Allora, qua ci sono però dei tizi al 20, quindi non è male. Ah, qua si possono farmare le geline. Sì, secondo me è dentro quella grotta questo King Paka Sus. Che dite, ci proviamo? Almeno a capire quanto danno gli facciamo, ragazzi. Dai, su. A massimo scappiamo alla velocità della luce. Andiamo un po' a vedere, va? Non gli faremo niente, probabilmente. Però magari Red ci potrà togliere delle soddisfazioni. Vediamo un po'. King Paka Chris, dominatore dal velo blu. Allora, io proverei a vedere a quanto danno gli facciamo, ragazzi. Se... Come dire, è proprio un danno ridicolo. Scappiamo la velocità del luce. Proviamo. Allora, ti dirò. Mi ha stupito. Lo potremo fare. Il problema è che con un colpo solo mi ha tolto lo scudo giga, ragazzi. Questo vi fa capire la potenza di questo affare. Ah, fa questo attacchino Sus, eh. Allora, dobbiamo un attimo farci rivenire lo scudo, intanto. Prima cosa. Non è andata male. Mi aspettavo gli facesse molto, 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 molto meno danno. Diciamo che è un po' grosso Red, quindi non riesco a... muovermi benissimo. Tornado di fuoco, incredibile. Ok, non è andato per niente a buon fine. Ok. Vai, vai, lancia fiamme. Diciamo che... Sus. Si potrebbe fare però, eh. Dobbiamo fare avanti e dietro, però si potrebbe fare. Più che altro lo dovremmo andare laggiù. Ok. Vediamo, contiamo sul Red, ragazzi. Gli fa del danno importante. L'importante è levarlo in continuazione, così non prende troppi hit. E non è male, eh. Ah, un attimo che il ragazzone ha fame. Ragazzi, si è buggato il... Come l'ho detto? Colpiamolo un po' in testa, va? Sì, ha questo attacco frecce di fuoco che è letale, eh. No, l'attacco di acqua magari evitiamo, eh. Quello proprio super efficace, eh. Vai, ragazzi, io col moschetto non gli faccio proprio niente a sto tizio, eh. Vai, tornado di fuoco. 26, vabbè. Ragazzi, con calma ce la sta facendo però, eh. Dai. E i pali in squadra hanno appetito, però, ragazzi, avete sempre fame nei momenti proprio più sus, ragazzi miei, però, eh. No! Mamma mia, la lama di ghiaccio fa malissimo. Via, 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 scappiamo, ragazzi, questo se ci prende fa male, eh. Siamo sicuri che mi ha colpito in questo modo sus? Con calma, ragazzi.
qui la situazione è problematica. Gli ho sparato sul culo. Allora, più che altro, se ce l'ho spammato qui non riesco a colpirlo. Cavolo. Ragazzi, vediamo un po'. O lo facciamo fuori o lo catturiamo. Vediamo. Ce l'ho l'anello sus? Sì, ce l'ho. Quindi lo possiamo portare anche a uno di vita. Ok. Sto chi impaga di ghiaccio è sus, ragazzi, eh. Combattimento teso, 10 minuti che sto con sto coso, eh. Ok, ragazzi, meno male, è despawnato dentro, va? Ok. Che carino, si è addormentato. Si è addormentato, ragazzi. Appurghiamolo adesso, allora. Adesso viene a tutti i colpi possibili dell'universo! No! Vai! Non so quanto ne sia valsa la pena, in realtà, Per carità, voi mi direte, ma hai fatto bene a ucciderlo? Potevi provarlo a catturare. Effettivamente, forse avrei voluto provare a catturarlo. Ve lo dico sinceramente, ragazzi, volevo provare a catturarlo, non lo volevo eliminare. Però c'è un problema. Io mi dimentico sempre che io ho l'anello che me li fa arrivare a uno di vita, ragazzi. Ma i pal no. A meno che non hanno una pastiglia specifica, quindi me l'ha ammazzato Red per rabbia. Un po' di punti esperienza, secondo me me l'ha dato. Mi ha dato 17.000 punti esperienza, ragazzi. Non sono male, Sono parecchi, Comunque si può catturare tranquillamente, ragazzi. Avete visto, ci vuole un po' a portarlo basso di vita. Però non fa troppo danno e Red è veramente super efficace su di lui. Quindi si può fare, ragazzi, non è male. Come, diciamo, modalità di attacco di Red, devo dire che mi ha stupito, ragazzi. È la prima volta che lo testavo. Cioè, avrà pure attacchi banali, però sono molto efficaci. Sarà che ovviamente siamo in una zona di ghiaccio, lui è puro fuoco, quindi, ragazzi, se non è forte qui, giustamente, non è forte mai nella vita. Però mi ha stupito, quindi bravo Red, dai. In fondo mi ha dato veramente un botto di punti esperienza, ragazzi. Siamo quasi a 41. Non male. Tecnologia... potremmo sbloccare l'aliante Giga, che però non so che farci con l'aliante Giga. Abbiamo il campo di lattuga... Ecco, questo è l'altro par di fuoco che mi piacerebbe tanto catturare e farci la mount volante, però non lo so. Vabbè, dai, teniamoceli per quando saliamo al 41, magari troviamo altre cose sus, ma... Frostallion al 55, ma scusami che è amico di questo qua giù, Palladius al 55, ragazzi? Questo è proprio un altro livello. È un Pegaso di ghiaccio, fichissimo, al 55, boia. Che bestia. Io voglio andare a dare un colpetto, ragazzi. Tanto per vedere quanto danno facciamo a questa creatura. Però dorme così tranquillo. Io quasi quasi non lo sveglierei. Ragazzi, al 55. Questo è veramente un toro. Però facciamogli un colpo, dai. Beh, gli abbiamo levato 4. Ragazzi. Sì, va bene. Mi ha lanciato un Gurrellagan di ghiaccio, va bene. Questa musica da God of War... Ma scusami, ma che sono sti cosi? Boss finale di Palworld? Ma dai. Musica assurda, mi ha lanciato una trivella di ghiaccio, va bene, ho capito. Quello rimane lì, ragazzi, come quegli altri due laggiù. Mammorest Christ. Cioè, esiste Mammorest di ghiaccio? Vabbè, originale, devo dire, non me lo immaginavo Mammorest di ghiaccio. Fammelo vedere com'è fatto. Ma è carinissimo. Lo sai che è quasi più carino la sua versione di ghiaccio che la versione d'erba? Ok, questo lo vorrei provare a catturare. Ok, ho paura che... mi sa che lo accoppiamo però, Che dite, lo ammazziamo? Speriamo di no. Ok, abbiamo dato 254, Allora, voglio provare a fare una cosa. Sarà una mossa rischiosa per provare a catturarlo. Gli facciamo un lanciafiamme in faccia e gli lanciamo la sfera quando ha uno di vita. Che dite, ci proviamo? Vai. Niente. Però è che mi sono fatto un po' di sfere dorate, ragazzi. Beh, non mi sembra molto pericoloso comunque, Ok. Ragazzi, che devo fare? Ragazzi, sono già 10 sfere dorate, Cioè, a uno di vita, Uno di vita, ragazzi. Cioè, io capisco per carità che il gioco vuole che ti crei le sfere pal sempre più forti. Però, ragazzi, queste sono quelle dorate, Cioè, ne ho sprecate 20 e ancora a uno di vita questo coso. Vi capite che ha uno di vita? È questo che secondo me è una cosa che non aggiusteranno mai in Palworld. Cioè, non dico che sia stupida come cosa, però qua, cioè... Ragazzi, ha uno di vita, ma possibile. 28. Oh, grazie al godo, ce l'abbiamo. Ha l'abilità sempre a dieta, ragazzi. Ho trovato il pal per me, praticamente. È il pal palestrato per me. Va bene, ok, allora era destino che lo devo prendere. Tra l'altro siamo saliti
No, non siamo saliti di livello, è salito velena e potenza. Vabbè, non male. Questo è forte, mi sa. Mamma resta al 41 di ghiaccio. Mi dà l'idea di cazzuto, ve lo dico. Se ci fosse qualche altro nemico boss di ghiaccio, proverei a eliminarlo, così tanto per fare un po' di sus esperienza. Però per adesso, ragazzi, è un'area molto deserta, paradossalmente, nonostante siamo sulla montagna sus. Che poi fa ridere perché io non sono ancora riuscito a fare le torri del gioco base. Ragazzi, come posso pensare di fare la torre con la mega waifu gnagna assurda che sta in Palward, ragazzi? È assurdo. Cioè, è una cosa impensabile. Però un elemento che ho molto basso è l'acqua. Cioè, non ho un pal d'acqua forte. E voi direte, ma come? C'hai questi due draghi assurdi, questi serpentoni nordici al 45, che effettivamente dovrei cominciare a catturare, ragazzi. Quanto gli farà male, secondo voi, Red, a quei due cose? Ma però sono acqua. Mi servirebbe un pal elettro, forse? Cazzuto elettro? Ragazzi, non ci sta niente, eh? Cioè, ho incontrato quel Mammorest e l'Alpaca Sus e basta, finiti. Non ci sono pal qua. Andiamo a per il centro di trasporto. Niente, ragazzi. Desolazione assoluta. Ok, abbiamo sbloccato questo teleport sus, abbiamo fatto un giro così. Che dite, vogliamo continuare? Dai, continuiamo. Quel mammut mi ha praticamente finito le sfere, ragazzi. Me ne rimangono tipo 10 dorate. Quante sfere mi sono rimaste? Una rossa, 60 verdi che non servono a niente e 10 dorate, ragazzi. Niente, non possiamo più catturare niente. Vabbè, abbiamo catturato un mammut che ci ha distrutto le risorse. Perché più che altro per fare le sfere rosse, aiaia, ragazzi, servono una marea di roba. Vedi, cominciano a darti le sfere rosse perché qui le dorate non servono più a niente, ragazzi. Finiamo il giro della montagna, ragazzi. Dai, non è andato terribilmente male questo video sulla montagna sus, dai. Abbiamo sconfitto l'alpaca sus di ghiaccio. Abbiamo catturato il Mammorest di ghiaccio. Questo, ragazzi, poi è lo stesso discorso che stavo facendo prima quando provavo a catturare il mammut. Secondo me è follia che se tu porti i pal con uno di vita, con l'anello appresso che non te li fa morire, loro ci mettono lo stesso 5.000 anni per entrare in una sfera, ragazzi. Capisco se stessi usando quelle azzurre, però ragazzi, sto usando quelle gialle che fino a 10 minuti fa funzionavano, capito? Più che altro è una grandissima rottura di pal. Concedetemelo l'idea di mettermi a farmare quelle cosine verdi ovunque per la mappa, ragazzi. Mamma mia, ci metterò una vita. Come primo episodio della montagna direi che non è andato male. Troverò un altro cane qui dentro? No, un Joltog. Va bene, ragazzi. Questi sono che sono soddisfazioni, trovare questi pal completamente inutili dentro le uova, pazzesco, incredibile. Quindi ragazzi, per concludere questo video incredibile, non è andata male, abbiamo iniziato l'esplorazione delle montagne, abbiamo avuto un combattimento interessante, abbiamo catturato un pal di ghiaccio sus, Red si è rivelato essere più sus del previsto, ragazzi, non male, dai, io cercherò di fare una marea di sfere pal per il prossimo episodio, e se riesco a fare le armi, proveremo una terza torre con questo mammut di ghiaccio che magari fa un bucio così a quell'affare lì, mamma mia. Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo al prossimo episodio di Palward. Pazzesco, assurdo. Alla prossima.